Questo tema che ho trattato, appunto, io mi sono sentita quasi obbligata a trattarlo per motivi di amicizia, per motivi di sensibilità, e ho faticato molto a trattarlo. Cioè, non è qualcosa di cui avrei voluto parlare nella mia esperienza da regista. E è un tema tabù, è un tema che è difficile da trattare, appunto perché qualunque cosa tu dica vai a scontrarti con la sensibilità di quello, di quell'altro. Non si sa affrontare il lutto prenatale in modo più standardizzato, in modo più distaccato, no? Ha sempre a che fare con qualcosa di molto intimo. Per cui per me è stato da una parte molto faticoso, dall'altra è stato un sollievo perché finirlo e capire che avevo imparato anch'io qualcosa, pur essendo già madre, anche per me, come per tutti, era difficile capire, entrare all'interno delle storie delle madri che hanno subito il lutto prenatale e capire come aiutarle a elaborare questo lutto. Per cui penso che abbia insegnato a me per prima qualcosa.